delle persone. Allora, se è vero questo, dovremmo discutere civilmente anche delle cose. Che cosa ha significato il Jobs Act per tanti ragazzi della mia generazione o più piccoli di me? Ha significato finalmente avere dei diritti che gli erano stati sempre negati. Penso al diritto alla maternità, che per tante della mia generazione era un'utopia. Penso al diritto alla malattia per tutti i lavoratori precari. C'è una generazione di precari che finalmente ha visto riconosciuti i propri diritti, e questo è avvenuto grazie a un governo di centrosinistra e grazie al Partito Democratico. Negare questo è una bugia, è una bugia, e io questo lavoro lo rivendico con tutta la forza che ho, perché se non ci fosse stato questo governo di centrosinistra non avremmo avuto un avanzamento in termini di diritti e di opportunità per un'intera generazione che invece ha visto finalmente riconosciuti questi diritti. Ma ripeto, posso citare, e poi chiudo perché è evidente che non posso fare elenco, e le cose fatte sono davvero tante, anche tutto quanto fatto rispetto all'autoriciclaggio, le cose che i movimenti antimafia che tu hai citato e chiedevano da 20 anni e che finalmente sono stati fatti grazie a Partito Democratico. Mi dica una battuta sulla Arachiri della sinistra, però. No, allora, poi è evidente, io condivido in pieno quello che ha detto Renzi con una battuta. Noi dovremmo, e io spero davvero che ci sia la possibilità di recuperare il filo interrotto di un dialogo che, come evidenzia anche il confronto tra me e Vauro, è evidentemente faticoso, ma noi dobbiamo recuperare le ragioni di un dialogo insieme, perché come abbiamo visto dall'altro lato, nonostante le enormi difficoltà e le enormi differenze, fanno il patto dell'arancino e si mettono d'accordo per governare.